Tre film che ti faranno morire da ridere. 21 Jump Street. Jonah Hill e Channing Tatum sono dei poliziotti adulti, evidentemente cresciuti, eppure devono infiltrarsi in un liceo da studenti per fermare un narcotraffico. La premessa è assurda come la serie da cui è tratto, le battute sono irresistibili tutte, ma soprattutto c'è anche una regia estremamente comica, proprio ferrata nel far ridere con grafiche e cose, perfetto. E poi, quanto era bello quando Channing Tatum faceva ancora i film, io lo amo, raga. Il dittatore. Sacha Baron Cohen interpreta il dittatore dello stato di Wadia, che dopo un colpo di stato è costretto a rifugiarsi negli Stati Uniti in incognito. Vi avverto, qua si rasenta in modo positivo il trash, ma anche dietro alla battuta più becera si riesce a trovare uno scorcio di satira intelligente, quindi consigliatissimo. E alla fine arriva Polly. Ben Stiller fa morire e anche la Aniston, seppur interpretando un ruolo leggermente più serio. Secondo me la migliore delle tipiche love comedy anni 2000, qua il mattatore della commedia è però Philip Seymour Hoffman, che in tutte le scene in cui appare mette a dura prova le vostre lacrime da risata.